Buonasera a tutti ragazzi. Ma una partita decisamente buona, ma a parte i due gol subiti potevamo fare meglio, sinceramente. Potevamo darci almeno un secondo gol, secondo me. Poi tutto va di là, raga. Comunque oggi partita buona, adesso vado nei dettagli, vi dico subito le pagelle perché poi adesso mancano gli ultimi minuti tra l'altro. Vediamo adesso quanto da di recupero, poi parto subito con le pagelle, 10 secondi. Intanto comunque è una prestazione serie Mac, ragazzi, chi dice che è scarso veramente, voglio dirvi, non capisce di calcio. Cioè, gioca un giocatore fantastico, voglio dirvi, raga, non dite cazzate, evitate di dire stronzate. Chi è qua su questa piattaforma YouTube, specialmente chi fa video ogni giorno, non, questo personaggino non fa video ogni giorno, sono tre di recupero intanto. Questo personaggino non fa video ogni giorno, ma parla e chiacchiera, quindi fa i meme. E insomma, in poche parole, ragazzi, allora Donnarumma, innanzitutto i dumbbell. Oggi sono sincero, veramente, Donnarumma, ragazzi, anche se ha subito due gol, 8 se lo merita, ha fatto qualche intervento fantastico. E io sarò esagerato, sapete come sono, quando esagero, esagero di troppo, quando non ho mai una via di mezzo. Questo è il mio punto debole. Pazzesco, Hernandez qua, Madonna, ragazzi. Poi Hernandez è un fisico incredibile. Quindi 8 per Gigio, ragazzi. Poi Teo, fantastico. Teo 7,5, veramente bravo, bravo, bravo. E ragazzi, veramente è stata una. Cioè, ha fatto qualche rincorsa, ma questo si vede proprio che è pericoloso quando entra. Di bello, visto oggi anche, vabbè, la difesa un po' meno, perché la difesa veramente ha subito un qualche ammazzo di gol, quindi 6 a testa, a Chiare, vabbè, Gavi, poi ha fatto quell'intervento, gli diamo 6 e mezzo, dai. Calabria, qualcosa ha fatto vedere, veramente, occhio qua, cazzo, aspetta. Mamma mia, mi sono cagato addosso. Vi giuro che mi sono cagato addosso. Secondo, no, perché se ci farebbe un altro gol qui veramente andiamo ai supplementari, ragazzi. Io non vorrei andare ai supplementari, mi sto cagando addosso, veramente non è una partita semplice, io ve l'avevo detto, veramente ve lo dicevo che non era una partita semplicissima questa qui davvero, perché comunque questi giocano, si vede che non hanno mai perso in 2020, guarda che roba che sono. E Calabria, stavo dicendo che anche lui da 7 stasera, cioè ragazzi, cosa vuoi dire che ha a Calabrino, Calabrino proprio, veramente non si può dire niente. Che sì, ragazzi, vi dirò, l'ho visto bene in campo, proprio, gli devo anche le 6 e mezzo. Poi ho visto Benasser, che tra l'altro è stato, mi spiacciono sempre i suoi inserimenti, quindi anche lui do un 7, direi oggi, veramente bravo, bravo, bravo. Poi abbiamo avuto Çalhanoğlu, migliore in campo, ragazzi. Poi arrivo dopo Çalhanoğlu. Arrivo dopo. Anzi, prima passiamo da Selemaker. Qua dicono che è scarso, qua dicono cagate, qua dicono puttanate. Intanto mi manda la notifica che è finita. Siamo passati, cazzo. Siamo passati, veramente. Siamo passati in playoff, adesso. Minchia, meno male. Meno male. Adesso ultimo stacco sarà contro All. Io adesso devo vedere un attimino con Beşiktaş, comunque non sono squadre semplici per niente. Devo dire che ti fanno sudare fino all'ultimo. E niente, stavo dicendo che comunque, ecco, arrivo al migliore in campo, ragazzi, cosa che posso dire? Çalhanoğlu ha fatto due gol, per me 9. Cioè, oggi per me 9, perché veramente dopo la prestazione che l'ha fatta domenica, oggi giovedì per me 9, ragazzi. Mi spiace, ma per me è 9. Chi c'era? Poi ragazzi, poi dopo mi perdo in dettagli, magari fin troppo, e mi dimentico magari che qualcuno certe volte mi prende spesso. Colombo, ragazzi, Colombo è da 8 e mezzo, 8 e mezzo. Chi veramente aveva dubbi su Colombo, io da subito ho detto fiducia in Colombo. Oggi, nel scorso video, ho detto fiducia in Colombo, veramente ho fatto tanta roba. I subentrati, Krunic, sei di fiducia, anche perché non è che abbia fatto tanto tanto tanto.
Tonali do 6 e mezzo di incoraggiamento, perché ragazzi, Tonali può veramente fare tanto, quindi per chi dice che Tonali sia scarso non è vero. Basta, secondo me. Mi dà la sensazione che sia soltanto un momento di forma, poi si riprenderà lo stesso Tonali. E ultima cosa è da dire su Maldini, ragazzi. Maldini, vabbè, io a Maldini do oggi 6 e mezzo, perché comunque sta facendo gol. Se quello era gol era 7 e mezzo, anzi do 7, scusate, gli do 7, dai, diamo i 7 a Danielone, perché veramente ogni tanto fa dei recupera palloni fantastici. Daniel Maldini è un giocatore veramente fantastico, io sono veramente contento. Ah, ragazzi, quindi adesso testa al Crotone, andremo lì in Calabria a giocarcela con il Crotone, ragazzi, veramente con questo giovane Colombo che è un classe 2001, ma fantastico, un giocatore imperiale. Teniamocelo stretto perché veramente può fare davvero tanto, veramente può diventare forte. E poi vedremo, ragazzi, potrebbe rientrare per Crotone, potrebbe rientrare addirittura Romagnoli insieme a Romagnoli con Romagnoli, scusatemi che sono perso con Leao, anche Leao dovrebbe ritornare dopo il Covid. Cioè, dovrebbe ritornare appunto. Quindi, ragazzi, ci sentiamo con un video domani. Appunto, che devo fare qualche video, vi preparo qualche video. Le pagelle le ho fatte subito stasera, senza pensare. Domani ne parleremo di qualcos'altro. Magari si sbuca fuori su Ibrahimovic, di mercato, tutte altre informazioni. E come secondo video, il pomeriggio, tutto questo, penso di pubblicare quello sui marcatori, sulla mia classifica marcatori. Tutti gli attaccanti che gol che faranno in Serie A. Detto questo, ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti, ragazzi, mi raccomando. E lasciate un commento qua sotto, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao.